A Cava di Tirreni, la farmacia Carino offre anche servizi per il controllo della salute. I nostri dispositivi permettono di ottenere in tempi brevissimi referti di pronta consultazione da parte dei medici. Proseguono i furti ai danni di cittadini e commercianti di Cava di Tirreni. Questa volta ad essere colpito è stato il Mada Caffè, bar situato in via 25 luglio, dove durante la notte tra il 21 e il 22 ottobre dei malviventi hanno svaligiato il locale commerciale in pochi minuti. Attraverso alcune riprese ricavate dalle videocamere di sorveglianza è stato possibile risalire alla targa dell'autovettura su cui viaggiano i ladri, una Fiat Cupra di colore bianco. L'autovettura sembra la stessa adoperata per un furto avvenuto nel mese di agosto, tuttavia la stessa targa è in realtà stata rubata da un altro veicolo, una Peugeot immatricolata nel 2014. Un fenomeno che sul territorio della città metelliana sta causando da tempo non poche preoccupazioni e che non accenna a fermarsi nonostante le continue segnalazioni. Abbiamo quindi ascoltato Gennaro Vitale, portavoce del comitato Non Solo Monticelli. Attualmente sul territorio di Cava non vogliamo destare un allarmismo eccessivo, però incominciamo a vedere una ripresa dei furti. Molti sono mirati verso le attività commerciali. Da tempo abbiamo ribadito che una delle misure da adottare come una forte deterrenza sul territorio è chiudere la statale 18, che comprende via 25 luglio, che va verso viale Landino, attraverso dei posti di blocco, perché la maggior parte sono quelle le vie di fuga verso altre zone dei comuni limitrofi. Il problema si è avuto anche in questi ultimi giorni, dopo il furto che c'è stato alla località Sant'Anna. Domenica nella tarda serata, nella prima serata intorno alle 19:30, due individui sono stati avvistati da diversi cittadini che sono molto attivi sul controllo di vicinato sui binari della ferrovia alle spalle di alcune abitazioni. Appena sono stati avvistati sono scappati e la gente della zona si è attivata con le torce per cercare di fare una forte deterrenza sul territorio. Dopo circa intorno alle 21:30 è arrivata una punto, forse era venuta a prelevare questi soggetti, non abbiamo certezza di questo. Al momento in cui sono stati avvistati si sono dileguati a fortissima velocità per via Artemestieri, correndo anche sul lato opposto della carreggiata. Poi questa notte, in mattinata presto all'alba, c'è stato questo furto al tabacchi dove il Mada Caffè, la stessa auto che nell'agro Nocerino sta compiendo questi furti, queste attività commerciali. Ciò sta incominciando a far preoccupare un po' le persone, perché la notte non si dorme, la gente chiede più controlli sul territorio e quantomeno soprattutto le attività commerciali che stanno subendo furti, diciamo, a cadenza regolare. Non è il primo, c'è stato anche quello qualche settimana fa sulla nazionale, via del Tabacchi a fianco di via della Repubblica, il tentativo di furto è andato a vuoto, quindi la preoccupazione c'è. La soluzione quale potrebbe essere? La soluzione potrebbe essere impiegare militari dell'operazione Strade Sicure sul territorio dell'esercito, in modo da decentrare le forze dell'ordine dalla movida e impiegarle sulla parte territoriale periferica della città. Quindi impiegando l'esercito, ad esempio, con i posti di blocco alla stazione centrale oppure zona ingresso lato San Francesco, potrebbero impiegare le forze dell'ordine sul territorio per usare proprio il territorio e fare dei posti di blocco soprattutto in periferia.